Il movimento Fridays for Future torna a far sentire la propria voce e a mettere sotto i riflettori la tematica delle energie rinnovabili, grazie anche al supporto di Fiab Ravenna e Legambiente. È stata infatti organizzata oggi una pedalata verso Sant'Alberto in visita all'impianto agrivoltaico integrato ad attività di allevamento e caseificio realizzato dalla Tozzi Green. L'iniziativa vuole sottolineare l'importanza della necessità di sviluppare impianti rinnovabili sul territorio per rispondere alla sempre più impellente necessità di una transizione energetica. L'iniziativa è stata organizzata dai giovani, dai ragazzi di Friday for Future, che è questo movimento che fa riferimento anche a Ravenna, a Greta Thunberg, che è la grande, è la ragazza che a livello internazionale sta battendosi per accelerare le politiche a favore del clima, per decarbonizzare l'economia e la società e per promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile. Noi come FIAB abbiamo proposto e accettato immediatamente l'ipotesi di accompagnare questi ragazzi per un'esperienza non soltanto in bicicletta, cosa coerente con il loro messaggio, perché la bicicletta è un mezzo ecologico, salutare, efficiente, funzionale, ma anche per portarli in un luogo significativo, il più grosso impianto eolico che c'è in Regione Emilia-Romagna, che è quello che è stato realizzato a suo tempo dalla Tozzi, che convive con un allevamento di pecore, un'attività di agricoltura e pastorizia e con un caseificio a Sant'Alberto, proprio per rendere chiaro a tutti che le rinnovabili hanno già oggi una grande diffusione. Sono un'energia non solo pulita ma anche efficiente, meno costosa di altre, con costi sempre in riduzione e che sia pure gradualmente possono sopperire alle esigenze energetiche di gran parte del nostro paese e del mondo. E in effetti si tratta di un impianto di 30 ettari, quindi un impianto grande che appunto convive con l'agricoltura e che ci diranno quanto ha prodotto in questi anni, ma sicuramente stiamo parlando di migliaia di kilowattora anno. E quindi questo è il significato dell'iniziativa ed è credo la prima iniziativa della stagione e dopo il lockdown che anche i ragazzi hanno vissuto di Friday for Future. Una bella iniziativa dall'alto valore simbolico, si parte da Piazza San Francesco, si arriva al caseificio di Sant'Alberto all'insegna della mobilità sostenibile con gli amici di FIAB, con i ragazzi di Friday for Future e all'insegna del rispetto per l'ambiente in cui viviamo. È una delle iniziative, diciamo così, di coda dopo che abbiamo chiuso la settimana europea della mobilità sostenibile. Stamattina abbiamo inaugurato un robottino mangiaplastica nel canale, nel bacino dei Pescherecci. Ci sarà un importante convegno sulle zone umide. Credo, ecco, che per il weekend che apre Puliamo il Mondo abbiamo tutte le carte in regola per lanciare un messaggio forte di cittadinanza consapevole rispetto ai problemi che gli impatti del nostro modo di vivere sull'ambiente hanno e che prova a costruire soluzioni, iniziative, culture, consapevolezza che rimarchino la volontà di andare verso una città sempre più vivibile e sostenibile.